attive applicate al marketing alimentare rivolto ai bambini, comprese le pubblicità inserite all'interno di trasmissioni esclusivamente dedicate ai minori. Prendendo come esempio, perché ci sono molti esempi nel mondo, come in Australia, Olanda, Svezia, nonché promuovendo campagne di sensibilizzazione per mezzo di specifici spot per educare ad una sana alimentazione. Vorrei ricordare, e finisco Presidente, che molti degli impegni presenti nelle mozioni, oggi in votazione, sono già stati approvati un anno fa, con le mozioni sullo spreco alimentare. Malgrado questo, e malgrado sappiamo che molti degli impegni sono belle parole che difficilmente si trasformeranno in fatti, voteremo lo stesso a favore di tutte le mozioni presentate. Ora il Governo faccia la sua parte e torni a ricoprire il suo vero ruolo, che è quello esecutivo. Il governo esegua ciò che chiede da tempo il Parlamento italiano. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Gadda, prego. Grazie Presidente. Scusi collega, non sento bene, c'è un problema col suo microfono. Se può scambiarsi con la collega a fianco. Prego. Grazie Presidente. La mozione che oggi il Partito Democratico propone al Parlamento invita il Governo ad assumere alcuni impegni precisi. Il 1° maggio Expo 2015 ha aperto i suoi cancelli al mondo e per la prima volta un'esposizione universale diventa il luogo fisico dell'assunzione di impegno e di responsabilità. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel suo discorso di apertura, Expo è uno spazio di libertà, un momento di confronto e di incontro. È il desiderio di guardare al mondo per com'è e provare a cambiarlo tutti insieme, partendo dall'impegno quotidiano. Il cibo e l'alimentazione sono espressione vitale di un paese e della sua cultura, ma anche strumenti di giustizia sociale e di equilibrio ambientale. Il nostro tempo è caratterizzato a livello globale da un paradosso che chiama in causa soprattutto i paesi industrializzati e ci interroga sugli aspetti etici, sanitari e ambientali dell'attuale modo di produrre e consumare. A fronte di quasi 1 miliardo di persone al mondo che